inaugurati gli uffici del giudice di pace a Capaccio Pessum, in Viale della Repubblica, adiacente al comando della Polizia Locale. Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Franco Palumbo, del giudice di pace Caterina Anna Pellegrino e di autorità e rappresentanti delle classi forense. I lavori di progettazione per l'adeguamento dei nuovi locali sono stati eseguiti dall'ufficio manutenzione realizzati dalla società in-house Paistom. La delocalizzazione della sede è stata decisa con delibera di giunta su proposta del consigliere comunale con delega ai rapporti con i giudici di pace Domenico Vecchio, che ha seguito l'iter dei lavori. Diciamo che la prima cosa che ho notato quando sono stata trasferita, per modo di dire, perché in realtà è una reggenza la mia, per un anno, la prima cosa che ho notato era che la sede dell'ufficio del giudice di pace era poco dignitosa, ma non nei miei confronti, perché poi alla fine a me basta una scrivania per poter adempiere il mio lavoro, ma era poco dignitosa per gli avvocati e per le persone, per gli utenti, perché avevamo la difficoltà di poter allocare in un luogo, diciamo, distaccato rispetto all'aula d'udienza e ai testimoni, i quali venivano messi fuori, e ci sta che nel periodo estivo tutto questo possa avvenire, ma d'inverno, quando piove, eravamo costretti a chiudere nella stanzetta dell'aula di consiglio del giudice, sembrava che li avessimo sequestrati. E quindi la prima cosa che è stata notata è stata questa. È stata fatta la comunicazione alla presidenza del tribunale dicendo che comunque il sindaco, a cui devo dire grazie, ma veramente lo dico con il cuore perché non lo conoscevo personalmente, ho avuto modo di conoscerlo in questa occasione, immediatamente, l'indomani che io mi sono insediata, è venuto in ufficio e si è reso disponibile ad una nuova sede. Abbiamo trovato insieme a loro i locali, siamo venuti a vedere e oggi finalmente, per quello che vedo, per come è stata sistemata, possiamo dire che c'è una dignità nella giustizia che non è poco, oggi come oggi. Poi il lavoro spetterà a noi. Allora, innanzitutto è una sede che è idonea allo svolgimento della giustizia, perché prima eravamo arroccati in un appartamento nel quale non c'era, addirittura mancavano le stanze perché si potesse celebrare un'udienza penale in maniera decorosa. E poi la cosa più importante è che noi abbiamo finalmente realizzato un'opera a costo zero, perché ci ritroviamo in una struttura che è del comune, per cui nessuna spesa di fitto o altro che invece noi abbiamo sostenuto in passato ed era a perdita. In più abbiamo la possibilità di parcheggi che sono sufficienti per l'utenza, che prima lì non c'erano, e quindi partiamo con grande slancio per la prima udienza che si celebrerà domani in questo posto. Noi riteniamo che oggi la giustizia è uno dei valori più alti in assoluto che abbiamo e che dobbiamo rispettare. Non possiamo contestare continuamente, perché noi siamo abituati a contestare continuamente quando le cose ci toccano da vicino. Invece noi dobbiamo incominciare ad essere un po' più umili, ad ascoltare, ma soprattutto anche a commentare, ma soprattutto ad applicare le sentenze che i giudici emettono. Per questo questa sera Capaccio è ancora protagonista. Sappiamo tutti che in passato questo ufficio era stato soppresso, poi è stato recuperato per i capelli, come dico io, e oggi che consegniamo al giudice un ufficio così dignitoso, così, diciamo, non solo ricco di servizi, ma soprattutto economico.